c'è uno dentro. Chiama i carabinieri. Chiamali. Buonasera. Buonasera. Ho i documenti. Siamo arrivati. C'è già una macchina nella via. Allora, raga, noi ci stiamo cagando già addosso perché sto posto veramente è stato problematico l'ultima volta che siamo venuti. No, aspetta, lasciala qui. Aspetta un attimo. Sì, ma l'ultima volta non eravamo mai entrati all'interno. Allora, io ho portato tre torce. Bro, è già strano, perché c'è una macchina? Qui c'è la via. Qui, in quella via lì, si va soltanto al sanatorio. Qui l'unico motivo per andare è il sanatorio. Questa stava tornando, era una tipa, ma era una vecchietta. Ma perché cazzo c'è una macchina, fra? Ok. Guarda che ti dico io già che è molto strano. Un altro. Guarda. Ma allora, scusa un attimo. Bro, qui questo posto qua ti porta. Davanti qui c'è soltanto il sanatorio. Perché escono le macchine? Proviamo, andiamo a vedere che cazzo c'è. No, però c'è qualcosa che non va. C'è qualcuno? Oddio! No, oddio! Fammi entrare qua dentro. Non fare cazzo. In questa struttura che sembra essere la casetta del comandante della sbarra d'ingresso. Fammi illuminare. Madonna, sta torcia. Guarda che roba. Cioè, qui non ci viene nessuno dal 90. Guarda che roba. Sì, tu guardati bene, madonna, no. Guarda che è proprio una cagazza addosso. Mi sto cagando addosso. Pensa che dovevo passarci la notte. Sarà un disastro. C'è un'altra. Ti ricordi che abbiamo beccato la macchina aperta qui? Vero, era qua. No, era qua dietro. No, vediamo se c'è ancora. Mi ricordo esattamente dove era. Eccola la macchina. Questa è la macchina. Questa è quella aperta. È ancora qua. Non vediamola subito. Vai piano. Questo qui è delle. Frate, questo qui è una della sicurezza, secondo me. No, secondo me non è normale. Ti rischi della sicurezza? Secondo me potrebbe essere. Non lo so, potrebbe essere. Sta macchina non vediamola adesso. Non la vediamo adesso. Entra subito, aspettiamoci. Okay. Aspettiamoci. Okay, dopo. Capiamo se c'è un modo per entrare dentro. Ok, perché secondo me non è così facile entrare dentro. Ok, ma per capire se c'è un modo per entrare, dobbiamo passare davanti con la macchina più e più volte. Esatto, va bene. Questo è chiuso. Sì. Ok, finestrini abbassati, tanto non ho il flash, quindi va bene. Vai piano. Piano. Mio Dio. Guarda che mood. Guarda che mood. L'ospedale abbandonato è in realtà un ex sanatorio, quindi un ospedale psichiatrico. Abbandonato ormai da svariati anni. La struttura è di 750.000 metri quadrati ed è divisa in varie strutture, con all'interno addirittura una chiesa in cui si dica si facciano i riti satanici. Guarda che roba. Bro, guarda sta torcia quanto lo illumina. Bro, è incredibile. Guardiamoci bene intorno, Oh mio Dio. Tu entreresti da quell'entrata lì? Come facciamo ad entrare questa entrata? Eh beh, scavalchi la cosa. Ma stai scherzando, fra, io mi ammazzo a scavalcare questa roba qui. Ora basta, è ora di trovare un modo per entrare all'interno. Proverei ad andare in questo viale, padiglione sud, ambulatori. Comunque qui se vogliamo un modo per entrare c'è. Sì. Qui se vogliamo un modo per entrare c'è. Allora, sai quale sarebbe la cosa top da fare? Adesso lo vedo dall'alto con Google Maps. Lo vediamo proprio per bene dall'alto. Allora, noi siamo esattamente qui, vedi? Dove okay. C'è questo puntino. Qui ci sono tutte le recinzioni. Okay. E se noi proseguiamo in questa strada... Ah, ok, possiamo provare ad entrare dall'altra parte. Vai. Vai da dietro. Questa strada. Oh mio Dio, guarda qui. No, bro. Oh mio Dio, da qui entri. Che c'è lì? Cosa? È una pianta, ok. Però da qui si entra. Prima? Io sono convinto che qualcuno qua dentro lo troviamo. Sì, sicuro. C'è uno dentro. La vedi lì dove col vetro è rotto? Sì. Lì dove, guarda, qui. Ok. Da lì entri. Sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cazzo stiamo facendo? Bro, io se vedo uno dentro, fra, okay, che mi insegue, faccio un disastro. Passami lo spray. Ok, non proviamolo qui, bro. Lo provo qua. Ok, aspetta. Come faccio? Schiaccio e basta. Come difesa personale ci siamo portati lo spray al peperoncino, una delle poche armi legali in Italia, che se colpisce qualcuno in faccia lo stordisce per 10 minuti in modo tale che noi abbiamo tempo di scappare. E forse questo potrà esserci utile dopo. Minchia, però se spruzzi dentro la macchina dobbiamo scappare. No, devo uscire. E se spruzzi dentro la macchina dobbiamo scendere a piedi, è impossibile. Non esiste, sì, esatto, direi che ora non è il caso. Oh mio Guarda Dio. Qui si entra easy. Qui guarda. Perché c'è la spazzatura lì per terra, fra? Dobbiamo controllare più e più volte se vediamo qualcosa dentro. Quelle stanze sono comunicanti. Vedi che si illumina qua, si illumina anche di là. È vero. Vedi? Qua di nuovo. Ho sentito un rumore. Andando avanti seguendo la strada. Ok, lì c'è una scala. Guarda, lì c'è una scala. Ok. Però chissà che cazzo troviamo qua dentro. Oh mio Dio, qui sono tutti i boschi, bro. No, fra.
Ascoltami bene, se io mi trovo uno davanti che mi corre addosso, fra, glielo spruzzo subito in faccia, eh? Certo. Ma proprio immediatamente? Certo, certo. Ok, qui c'è proprio un accesso con i boschi. Ma guarda quanti boschi ci sono. Fra te, ma sta via è bruttissima. Oh Cristo. Ma qui... Oh mio Dio. Ok, qui è veramente brutto. Vedi, vedi proprio se vedi qualcuno. Se vedi qualcuno, zio, scappiamo. No, alza il finestrino un secondo qui. Vai. Voglio vedere a destra, voglio vedere dalla mia parte. Mamma mia. Raga, ve lo giuro, mi sto veramente... Tieni un attimo questo, forse. Tieni un attimo. Oh mio Dio. Tu riesci? Qui è uguale, qui è uguale, eh? Sì, sono tutti boschi qua. Ma il mio non finisce subito. Tu vedi la fine? No, è in fondo. Secondo me la fine. Qui il mio non finisce subito. Questo è un problema, questo è un problema. Va bene, continuiamo a guardare di qua, continuiamo a guardare di qua. Guarda qui. Pare se c'è qualcuno dentro. Quanto cazzo è alto? Inquadra qua. Inquadra quanto è alto. È altissimo. Così visto. Vai dietro. Cos'è? Cosa? Vedi che c'è tipo una cosa che si illumina? Beh, lì? Lì, vero? Sì. Che cazzo è? Vai un po' avanti. Piano. È una lucciola? Come sono lucciola? La vedi? Oh c***o, la torcia. Ah no, è il riflesso della nostra torcia, bro. Porca mi sono cagato di brutto. Mamma mia. Mamma mia. Dio caro. Mamma mia. Dio. Mamma. Bro, se già... Fra, se già ti senti male per sta roba qui, non immagino quando entriamo. E non sto scherzando. E tu cosa ci fai qui dentro? Io qua ci posso stare, a me mi ha mandato le mandate. E allora io che cosa posso fare? Io non ci posso stare. No, tu no. Qui arriva qualcun altro, qui arriva qualcun altro. Oh, e perché arriva uno di qui? Scusa, scusa. Scusa, secondo te c'è qualcuno dentro? Secondo te c'è gente dentro? Tu passi qua spesso? No, non lo so. No, io sono dell'ospedale. Ah, ok. Ciao, buona serata. Ah, perché... Scusami, secondo te c'è qualcuno lì dentro? Ok, grazie. Perché frasco da me, qui di fianco c'è un ospedale dove la gente... Sì, lavora veramente. Esatto. Che è l'ospedale nuovo praticamente. Esatto, esatto. Vecchio. Bravo, bravo, esatto. Vogliamo provare a entrare? E però vabbè, poi sei sicuro che vuoi tornare? Guarda, vai qui. Vai qua. Vai dove eravamo prima, sì sì. Eh no, prima eravamo qua. Ah, prova. Noi siamo partiti da qui, abbiamo fatto tutta questa strada qui che gira in tondo e ora abbiamo preso qua, dove c'è il puntino. Oh mio Dio. Ho sentito delle voci, ho sentito delle voci. Ci sono le luci accese, guarda avanti, faccio qualcosa. Stop, metti la torcia, veloce, veloce. Veloce. Alza, alza, alza. Però qui ci vivono. Dici? Eh certo, guarda qui. Oh mio Dio, sto viale è bruttissimo, bro. Cos'è? Bro, guarda sto viale. Guarda sto viale qua. Oh mio Dio. C'è il posto. Ma aspetta, aspetta, ma questo cos'è? Questo è il nuovo ospedale, mi sa. Ah, questo è quello nuovo che ci sono le luci accese. Ora, quello che... Bro, non credo che potessi venire qui con la macchina. Perché? Bro, non potevo, ma perché sul marciapiede? Bro, non potevo mai venire qui con la macchina. No, stasera succede qualcosa, io sono certo. Fra, quando sono certo che stasera qualcosa succede. Sì. 100%. Chiama i carabinieri. Chiamali. Chiamali. Sto per fare una c***ata enorme. Inquadra davanti. Inquadra davanti. Ho capito cosa vuoi fare. Ho capito che c***o vuoi fare. Oh c***o. Oh c***o. Qui ci vivono, fra. Come fai a dirlo? Secondo me qui qualcuno c'è stato, bro. Vabbè, che c'è stato sicuro. Guarda, c'ho le birre lì per terra. Sì, sì. È arrivato il momento di entrare all'interno dell'ospedale. Ok, allora andiamo. Io sto vedendo tutto di qui. Andiamo con calma che voglio vedere bene e, se c'è qualcuno. Questo è il punto di prima. Siamo già arrivati. Ah, pensavo più lontano. È questo? Sì, mettiamo la macchina in posizione da scappo veloce. Quindi già puntala verso l'uscita, esatto, fra. Già puntala verso l'uscita. Ora, io provo a scendere. Ok. Io adesso provo, tu rimani un attimo qui. Rimango in macchina? Sì. Ok, raga, io rimango in macchina. Ok. Aspetta, aspetta, dammi lo spray. Dammi lo spray immediatamente. Dammi lo spray al peperoncino, importante. Vuoi scendere anche te? Stai di fianco a me. Intanto c'è la macchina. Riprendi, intanto vado. Sì, sì, lasciala così. Inquadra, ti inquadra intorno. Ok. Io mi sto guardando intorno, raga, mi sto guardando intorno. Raga, mi sto cagando addosso in una maniera incredibile. Salmo, c'è qualcuno. È
sentito? Hai sentito oppure no? Che si è rotto una foglia o qualcosa lì? No, ho rotto i vetri. No, zio, alla mia sinistra, porco Diaz. Sei sicuro? Bro, sono abbastanza sicuro che alla mia sinistra qualcosa si sia mosso. No, Fra, ma tu hai sempre paura di ste robe, bro. Zio, ma hai sentito sto... Te non conti, perché te hai allucinazioni, bro. Sono convinto, Fra, che qui ci sia qualcuno, sono certo, bro. Ok, allora, dobbiamo guardarci le spalle. Sì, Fra, il problema è che io guardavo le tue, tu invece guardavi avanti. È quello il problema. Fra, se c'è qualcuno, sa che siamo qui, 100%. Io ora non c'è nessuno, ho spruzzato lo spray nell'ambiente. Cioè, non può esserci nessuno. Sarebbe tossendo con la mia. Bro. C'è uno dentro. Ma che c***o fate, eh? Cioè, non può esserci nessuno. Che c***o fa? Mo chiamo i carabinieri, prendo il numero di targa, poi. Chiama i carabinieri. Certo. Chiamali. Certo. Chiamali. Certo. Chiamali ora. Chiamo le carabinieri. Certo. Chiamami. Vai. E tu cosa ci fai qui dentro? Io qua ci posso stare, a me mandato le mandate. E allora io che cosa posso fare? Io non ci posso stare. No, tu no, a me mandato i permessi. Aspetta che mi... Fammi vedere il permesso. Fammi vedere il permesso. Che buongiorno, avrei bisogno di una pattuglia di carabinieri qua a Garbagnato. Ma ci sono tre persone che cercano di entrare all'ospedale di Garbagnale, la ringrazio. Ok, grazie. Cosa siete venuti a fare? A rubare? Ma rubare cosa? Cosa c'è qua? Vedere cosa, cosa c'è dentro qua dentro da rubare? Ma c'è gente che ci abita, ve ne dovete andare da qua. Ok? Ma ci sei tu o c'è anche altra gente? Siamo in quattro. Ma guarda che noi siamo... Non mi interessa che sto chiamando i carabinieri. No, va bene, guarda. Visto che facevi tanto il figo. No, io non facevo il figo, che sei arrivato minacciando. Io ve ne andate bene. Sei arrivato minacciando. Va bene, va bene. No, no, quello che voglio capire io è un posto abbandonato. Mi sembra strano che ci sia qualcuno che abita dentro col permesso, capisci? È un posto abbandonato. Adesso vedete. Attento se esce. Pronto? Attento se esce qualcuno. Buongiorno, ascolti. Preparati qui. Bro, ok, non si può attaccare niente adesso. Allora, seguimi più. No, stai davanti alla porta. Seguimi, metti la chiave lì e poi scappi. Ok, stai qui. Fategli uomini, levatevi, fatemi vedere la targa. Quale targa? Dai, fammi vedere la targa, mi stai facendo il film. Fai venire qui i carabinieri. Stanno venendo. E aspetta che arrivino. Sì, vai. La ringrazio. Buonasera. Adesso stai qua finché non vengo. Vai. Velocissimo. Vai, velocissimo. Via, scappa prima che stiamo scendendo. Leva la torcia. Porca troia. Oh mio Dio. Bro, te l'avevo detto. Vai via, devi andare via, Fra. Devi andare via. Bro, io l'ho visto prima di te. Vai via subito. Che c***o è quello detto? Bro, c'è gente dentro che abita. Vai via subito, frate. E accostala qualche parte per vedere se arrivano i carabinieri. Mettiti la cintura. Porca troia. Stop, ti consiglio di iscriverti per non perderti il finale di questa storia che ha dell'incredibile. Eccolo qua. E sono sicuro che ti stupirà come ha stupito tutti noi. No, c'è Ciccio che sta arrivando. Mettiti la cintura e stai zitto. Oh mio Dio. Vai al McDonald's e accosta. Stai calmo. Torniamo al Mac, mangiamo un panino. Nel frattempo arriva anche un altro terzo che farà l'esplorazione insieme a noi. Gigio. Tutti pronti? Torniamo lì davanti. Sapevamo che il tipo aveva chiamato la polizia. Volevamo capire se era effettivamente arrivata oppure no. Perché c'è una macchina lì ferma? Non sono i carabinieri, sicuro. Te lo dico io, questi qui potrebbero tranquillissimamente essere okay, i carabinieri, bro. Vai lì, bro, vai lì vicino. Ma non posso, e sono chi? Contro male. Se sono i carabinieri, chiedi, ma scusami, ma qui si può entrare? Bro, se entriamo, sono i carabinieri e sono peggio, Fra, perché c'era un po' il cazzo. E al massimo facciamo finta di chiedere indicazioni. Vai. È meglio, bro. Vai. Entriamo. Vai, devi passarci di fianco per capire. Sono i carabinieri, perfetto. Come fai a saperlo? C'è proprio scritto carabinieri, leva le rec, leva immediatamente la rec. Leva ora la rec, spegni le luci. Ciao. Buonasera. Cosa facendo? Niente, volevamo fare un giro. Un attimo i documenti? Certo. A breve uscirà la seconda parte.